Vi avevo lasciato che era sponato questo pisellone verde, che sicuramente mi farà parecchio male. Però, se uso il cervello e sarò scaltro, con molta probabilità sarò io a fargli il culo. Vediamo un poco di trovare un mezzo rapido per affrontarlo. Ecco, mi ha visto, muove verso di me, aspetto che salga un po' le scalinate e scendo io facendomi male. Si è fatto male lui. Vediamo un po' se riesco a rompergli un po' il culetto a questo qui. Ancora lì. Vediamo un pochettino come risolverla. E no, qua non lo posso portare sul grano. Mi toccherà affrontarlo. Vediamo un po' come va. Comunque questa spada di legno non toglie un cazzo. Se lo faccio cadere qua probabilmente, ecco. Scendi, bello. Dai, non è scuro. Come ho detto. E vabbè, è esploso e quindi mi ha allargato il buco. Già, qua ci stava con la cavità. Vabbè, mi tocca di mettere a posto tutto quanto. Per il momento voglio evitare di... Ma questi sono passaggi? Vabbè, per il momento non pensiamoci. Vediamo di mettere un po' a posto qua. Cominciamo bene. Speriamo che fra tutti gli spawn che hanno messo nella mappa non ci sia uno spawn di creeper, che in quel caso sarà un casino riuscire o a disattivarlo o a distruggerlo. Comunque non posso disattivarlo se c'è uno spawn di creeper, perché è uno degli achievement che devo prendere e fare la dinamite. Per fare la dinamite mi servono i cari piselloni verdi per potervi cavare la povera spada. Perciò devo trovare un sistema al più presto di crearmi una arma che mi dia la possibilità di farli fuori agevolmente. Come avete visto, il mio avatar è diverso dal solito. Purtroppo, per poter giocare a questo gioco ho dovuto mettere una versione precedente e ho dovuto usare una texture pack con una percentuale minore e questo in qualche modo ha completamente sfasato. Ciao Magnolino, si mangia. Sto dicendo, si è sfasata completamente l'avatar. Ma anche così non dovrebbe essere eccessivamente brutto. Comunque, lì su ho rotto qualche vetro, lo ammetto. Speriamo che mi aiuti a far cadere acqua e quindi finalmente mezzogiorno e il primo albero piantato è cresciuto. Probabilmente farò altri gli alberi, perché se tanto mi dà tanto, carbonella, bastoncini e casa serviranno molti alberi. Per cui probabilmente pianterò e aspetterò che cresce e non farò nient'altro. Ma alcune parti ve le salto senza problemi. Sarebbe palloso. Ah, sta piovendo.
che grazie al buco più allargato piove anche un bastardo. Sì, sì. Sarà davvero molto interessante questo gioco. Stamina non mi ha riempito per niente. La cosa che è meglio che mi faccio più presto è una chest giusto per depositare una parte degli oggetti che ho. Probabilmente sarà molto difficile rimanere vivi, ma per fortuna non ci sta un limite di morte, del personaggio che faccia in qualche modo sfasare il gioco, il gameplay. Quindi io cercherò di non morire spesso. Anche se la vedo complicata, almeno con questa mappa. Altro maialino. Mi sembra che gli animali spawnino spesso, quindi dovrebbe esserci una buona affluenza di selvaggina e di conseguenza cibo. Speriamo di... portare avanti questa quest con agevolezza. Una cosa che io non ho avuto saltando. Questi due maiali stanno proprio sul bordo di questo, di questa ascesa. Se non mi sbaglio l'ho visto anche nella pietra. Probabilmente dovrò scendere prima del previsto. Ma una cosa è certa, questi due maiali meglio me li faccio fuori. Così perlomeno ho già un po' di bistecche da parte. Sicuramente il cilindro, una bistecca o un pollo o un'altra bistecca per volta, per evitare che eventualmente schiatto, perdo tutto. Ma probabilmente schiattare sarà una delle cose più semplici da fare in questa mappa. Maialino, mi dispiace, ho fame. Bene, un cazzo, le bistecche sono cadute giù. Mi sa che dovrò scendere giù prima del previsto. Speriamo che ce la faccio con questa terra a farmi dei gradini che mi permettano di arrivare laggiù. Ma probabilmente non riuscire a raggiungere quella piattaforma, dopodiché sarà molto semplice raccogliere la terra per tornare su. Comunque penso che questa mappa, chi l'ha creata, ha fatto in modo di rompere i coglioni proprio a raffica. Il problema è che io soffro anche un po' di vertigini e stare qua su e guardare sotto, anche se è solo un mio gioco, mi creo certo disturbo. Devo trovare il modo di scendere rapidamente. E mi sa ancora sto bug, che palle. Mi sa che devo fare le pedane più basse, dopodiché scendere. Ci stanno i selvatici che galleggiano nell'aria, vuole sapere perché. Comunque ancora, che palle. Ecco fatto, sono arrivato. Non è stato tanto difficile. Sì, a parole non è stato tanto difficile. Ma probabilmente l'alta qualità della sfida in questa mappa può essere una cosa abbastanza forte da non rendere nervosa. Mi fa serie.
Sto svegliando come uno che ha bisogno di festa, almeno segue di sonno. Ah, e mi spunta un altro bisogno di red. Grazie. Questi deficienti proprio qua devono sperare. Speriamo che in qualche modo questo riesco a fermarlo, così magari guadagno le prime, spero, 3 pallette di pomelo da sparo. Ma comunque ci credo poco che la situazione sia molto favorevole, almeno per me. In fondo lo scopo di questo gioco è creare una sorta di azione e divertimento. Tutti gli episodi dureranno da un minimo di 15-16 minuti a un massimo di 17 minuti. Quindi mettete la mano in pace, se non mi va di vederlo, non ve lo guardate. Se invece vi piace, iscrivetevi e naturalmente condividetelo e mettete mi piace se volete. Poi se non volete mettere mi piace ma volete mettere non mi piace, ok. Fatelo tranquillamente. In fondo sto giocando io. Lo sto giocando per provarlo e lo condivido con voi. Se la cosa non dovesse piacervi oppure non vi aggrada, la risposta è sempre la stessa. Andate a fanculo e non rompete i coglioni. Non sto tanto messo bene come cane e non sto tanto messo bene come salute. Se questa è quella classica, io mi chiedo, ma quella estrema, come accidenti sarà? Probabilmente dovrei fare queste domande stupide e muovermi. Mi chiedo da che cosa dipende questo bug, eppure ho settato che deve prendere un giro di gamba per funzionare se gioco. Quindi speriamo che al più presto ottenga dei migliori risultati. Perché per il momento, con molta probabilità, dovrò aspettare di potenziarmi a sufficienza prima di affrontare una competizione più forte. Ragnetto benino rompe i coglioni e mi ha droppato una bella cordicella. Ma per il momento me l'attacco al cazzo perché mi servono più elementi. Allora, il problema principale sarà farsi il letto, ma se non sbaglio, almeno adesso mi sono fatto fuori un po' di mostri. Dicevo, se non mi sbaglio, ma di cosa stavo parlando? No, non ci sta niente a fare, stasera proprio non, stamattina proprio non riesco a commettere. Però almeno ho guadagnato un po' di polvere d'ossa e quindi vado a fare un po' di giardinaggio. Un'altra cosa che stavo dicendo, che non mi ricordo cos'è. Ah sì, probabilmente dovrò, spero che ci sia uno spugnascheletri. Con quello proprio mi divertirò un mondo a raccogliere archi, frecce e ossa. E se va bene, anche qualche pezzo di legno. Ok, il primo pane quotidiano è stato fatto. E direi che il video lo posso fermare qui, per oggi. Come al solito vi dico, se vi piace, mettete mi piace. Se non vi piace, mettete non mi piace. Condividete.
e finiva e ci vedevi a questo canale. E insieme questa mappa offre molte cose positive, per cui spero di riuscire a portarla a termine, di accedere a tutte le quest e risolverle. Però una domanda mi sorge spontanea: quando finirà tutto, se finirà tutto, se voglio uscire, per dove cazzo passo? Speriamo che ci sia un... spiegazione alla fine. Baci a tutti.